Allora, ciao a tutti, io faccio questo intervento per riportare questa assemblea che abbiamo svolto ieri sera presso il centro sociale TNT qua vicino come polisportive e palestre popolari. Chiariamo subito una cosa, abbiamo scelto di farlo in un momento separato, non per una ricerca, come dire, appunto di separatezza, di essere qualcos'altro. Semplicemente perché, essendo forse, anzi sicuramente, la prima volta che avevamo l'occasione, tutte noi polisportive, palestre popolari, che provengono, che sono anche espressione diretta dei centri sociali che sono qua presenti al social meeting, era la prima occasione che avevamo un po' di vederci, di confrontarci, di discutere, di dibattere, di fare delle proposte, per cui abbiamo pensato, e secondo me l'intuizione è stata anche corretta perché ci ha permesso anche di stare dentro alla discussione di ieri pomeriggio, molto interessante, che ci ha dato anche poi degli stimoli per affrontare in maniera corretta e col taglio giusto l'assemblea che abbiamo svolto ieri sera e che oggi io sto cercando di riportare. Questo l'ho detto per chiarezza, perché mi sembra corretto non dare appunto l'idea che siamo altro, perché sennò non avremmo capito nulla di quello che abbiamo discusso ieri, dove uno dei temi fondativi, diciamo così, di questo percorso è proprio il fatto di non ritenersi specialisti. Noi non siamo quelli che si occupano di sport, gli sportivi, come non ci sono gli specialisti dell'immigrazione, gli specialisti del lavoro e di queste tematiche qua. Questo mi sembra importante sottolinearlo perché, ripeto, non avremmo capito nulla della discussione che è stata affrontata. Allora, per noi, diciamo così, i terreni di discussione, il nostro modo che abbiamo pensato di approcciare sulla questione che è legata al mondo dello sport, è quella anche e soprattutto di rendersi conto che, a parte alcune esperienze gloriose e pionieristiche, e una è proprio qua di Ancona, la Sata Sakur, che ormai è un'esperienza di più di 10 anni e che sicuramente è per tutti noi stato un riferimento anche nell'approccio a questo tipo di tematica. Ecco, le altre polisportive in realtà sono nate le altre palestre sono nate da pochi anni, per cui dentro un terreno continuo anche di ricerca, di laboratorio, di sperimentazione su cosa volesse dire per noi praticare lo sport e affrontare attraverso lo sport tutte le dinamiche sociali, politiche, culturali che si determinano quando andiamo a fare lo sport in un certo modo, con un certo tipo di taglio, con un certo tipo di visione. E in questo ovviamente la tematica che è stata ricordata anche da Paolo oggi, ma anche ieri nei vari interventi, del territorio è una cosa fondamentale. Però è anche una cosa, discutevamo ieri sera, che dobbiamo avere anche la capacità di superare, nel senso che noi come polisportive, come palestre, facciamo tanto lavoro nei nostri territori, corriamo però il rischio, questo ci siamo resi conto, che se non riusciamo a mettere in comune tutte queste nostre esperienze, a dargli una forza, uno scambio continuo, che non può essere episodico, che non può essere legato a momenti estemporanei, corriamo il serio rischio di fare delle cose che poi non colgono fino in fondo la loro potenza. Per cui io mi pregio, ho l'onore, ecco così, di formalizzare questa cosa che abbiamo deciso ieri sera, ovvero che le 10 tra polisportive e palestre che erano presenti all'assemblea hanno deciso di coalizzarsi, usando un termine corretto rispetto al luogo dove siamo, di associarsi in maniera anche formale e dare vita a un'associazione che le lega tutte insieme, un'associazione che si chiamerà Sport alla Rovescia, il cui, diciamo così, la cui caratura giuridica, adesso andremo ad indagare quale potrà essere la modalità migliore, se una SD o cose di altro genere, questo lo vedremo nei prossimi giorni, ma il dato sostanziale è il fatto che a partire
dal meeting, dal social meeting di Iesi, parte questo percorso, che è un percorso che non vuole, come dire, perimetrare, chiudere fra le 10 polisportive, fra le 10 palestre popolari questa associazione, anzi, proprio nello spirito delle discussioni, dei nodi critici che abbiamo affrontato nella nostra discussione, è il fatto di avere uno strumento per tutti quanti noi in grado poi di permetterci di affrontare collettivamente tutti i problemi che ci si presentano davanti quando andiamo a ragionare dello sport, soprattutto come uno sport che deve essere inclusivo, soprattutto come lo sport come accesso a una pratica che vale per il benessere della persona, lo sport come diritto alla pratica soprattutto per le persone migranti, che sono le persone più svantaggiate da questo punto di vista per le normative che purtroppo le nostre federazioni, non solo quella del calcio ma di tanti altri sport, praticano in forma assolutamente discriminatoria. Per cui anche qua questa associazione che prende vita, diciamo così, dall'assemblea di ieri sera, è un'associazione aperta, è un'associazione che per noi è uno strumento che si doterà anche di un ulteriore strumento, cioè ovvero un sito che esiste già formalmente, che si chiama sportallarovescia.it, che però abbiamo deciso nella discussione di ieri sera di metterlo di nuovo a disposizione di tutti e che vedrà quindi una grande trasformazione anche dal punto di vista sia tecnico ma soprattutto della sostanza, della ciccia che ci gira all'interno di questo sito, che deve diventare anche una piattaforma dentro la quale lo scambio di idee, di suggestioni, di iniziative, di pratiche che svolgiamo tutti quanti deve trovare la sua forma anche di visibilità e di condivisione. Per cui questo come primo dato dentro che c'è stato dentro la discussione che abbiamo fatto ieri. Poi però, essendo sportivi, per cui adesso non mi guardate a me sportivo, tutti sorridono, io parlo di sport, diciamo, alleno, c'è la gente messa meglio, ero uno sportivo. Dentro questa discussione, ovviamente, facevo la battuta, siamo sportivi, ecco, non continuate a ridere, siamo sportivi o parliamo di sport, ecco, così tagliamo la testa al toro, e siamo per cui di natura anche un po' competitivi, nel senso di quella competizione sana, non della competizione che purtroppo vediamo o nei campi di calcio o da altre parti in termini di scommesse, doping e quant'altro. Per noi lo sport è un'altra cosa. Però ci rimane questo gusto della competizione e anche di scommettere, anche qua la scommessa sana, non quella che leggiamo sui giornali, abbiamo letto purtroppo sui giornali nelle ultime settimane. Allora, su questo noi ci siamo dati dentro la discussione di ieri un altro obiettivo, appunto una scommessa, che è quella di costruire un meeting a maggio presso il centro sociale Rivolta di Marghera, un meeting sullo sport, un meeting dentro il quale dobbiamo avere la capacità di metterci tutto un lavoro che per noi come polisportive e palestre parte da domani. È un lavoro di relazioni, di intrecci, di workshop, di dibattiti, di pratiche, di iniziative che facciamo per poi avere quel riferimento di maggio come momento non finale ma intermedio, che poi ci porterà successivamente ai mondiali antirazzisti che si svolgono a Bosco Albergati a luglio, come momento finale di un percorso che come polisportive e palestre vogliamo affrontare. Con questo tipo però di messaggio, con questo tipo di taglio, ripeto, un lavoro che per noi inizia da subito e che non possiamo demandare adesso, ci sciogliamo qua, ci rivediamo a maggio a Rivolta e ci troviamo con un convegno bello fatto, impacchettato, con i suoi workshop assolutamente già chiusi, fatti e stampati. Una cosa che deve essere viva, perché praticare lo sport ci rende vivi e praticarlo come lo facciamo noi ci rende ancora più vivi e contenti di farlo. Grazie.